Città a forma di stella, concepite come precise macchine da guerra. Fortezze inviolate. Spazi costruiti secondo rigorose proporzioni geometriche e formule matematiche. Architetture ispirate al culto per l'antichità classica. Nuove fondazioni che prendono forma in Italia tra il 400 e il 500, generate dal sogno della perfezione. Materializzazione del genio e del gusto delle grandi personalità del tempo. Sono città ideali, emblemi di bellezza, armonie urbane impresse nella storia del Rinascimento italiano. La città è una grande casa e a sua volta la casa è una piccola città. Intorno al 1452 l'umanista Leon Battista Alberti affida al trattato De Re Edificatoria le sue riflessioni sull'organizzazione dello spazio cittadino, destinate ad avere una larga diffusione presso le corti signorili. È l'avvio di un rinnovamento delle forme urbane che, a partire dal 400, è destinato a lasciare un segno peculiare e indelebile sul territorio italiano. Un fenomeno che assume una singolare rilevanza storica, artistica e culturale è quello delle nuove fondazioni, interventi che si eseguono su aree totalmente prive di insediamenti, oppure eliminando da antichi abitati ciò che resta della loro stratificazione edilizia. Ne scaturiscono realtà urbane che cancellano le tracce della storia per conformarsi a un'immagine inedita e perfetta, qual è quella conservata nella celebre tavola di Urbino, eseguita da un artista anonimo negli ultimi decenni del 400. La città ideale del 400 non è un avamposto territoriale, un aggregato di tipo agricolo, ma è il più delle volte una nuova fondazione di tipo signorile che deve espletare delle funzioni di tipo rappresentativo. Nuove dinastie che si rappresentano in organismi urbani pensati come perfetti e pensati come espressione di una cultura che si rifà in maniera specifica alla romanità, all'età classica. Le cosiddette città ideali possono essere considerate a tutti gli effetti delle città reali, che partono da questioni molto concrete. Spesso la logica, ad esempio, degli assi stradali è messa in primo piano, così come la regolarizzazione degli spazi urbani. Spesso si tratta di piccole città, di piccoli stati che ambiscono a diventare grandi città. L'ambizione di essere città è l'ambizione di riconoscersi in un fondatore, spesso prendendo il nome del fondatore, proprio come gli antichi imperatori davano il nome alle nuove colonie che fondavano. E quindi c'è un'ambizione e un orgoglio di essere città nuova che rifletta nella perfezione del suo disegno e delle sue architetture una aspirazione verso una società migliore.
Architetti, artisti, letterati, uomini di pensiero e d'armi riflettono sull'identità e il volto che gli spazi collettivi devono assumere in un'età di forti cambiamenti. Tra il XV e il XVI secolo, le tecniche di progettazione urbanistica e architettonica diventano le tematiche privilegiate della trattatistica. Per la prima volta viene riservato un ambito speculativo autonomo alla scienza della costruzione. Il primo modello pervenutoci di città ideale a pianta radiale lo troviamo nel trattato di architettura di Antonio Averlino, noto come Filarete, amico della virtù. È la città di Sforzinda, una stella a 8 punte perfettamente inscritta in un fossato circolare. Un impianto viario rettilineo converge in una piazza centrale rettangolare. Un sistema dove edifici e funzioni sono distribuiti in modo razionale e organico. Per Filarete, appunto, l'edificio è un corpo, è un organismo vivente, al punto da ammalarsi e morire se l'architetto non sovrintende alla sua manutenzione. Questa appunto dimensione antropomorfica si ritrova in maniera quasi ossessiva, direi, nei trattati di Francesco Di Giorgio Martini, che proprio istituiscono una serie di rimandi molto precisi tra le parti del corpo umano e le parti della città. La rivoluzione urbanistica rinascimentale ha inizio in Toscana. Pienza è tra i primi cantieri che raccontano l'evoluzione della città nel suo rapporto con gli studi e i modelli ideali più avanzati del tempo. L'operazione è elaborata e conclusa in soli 3 anni, dal 1459 al 1462. Proprio il sodalizio intellettuale con Leon Battista Alberti, guida Enea Silvio Piccolomini, pontefice con il nome di Pio II, nel ridisegnare il borgo della Toscana elevato a sede vescovile. L'architetto Bernardo Rossellino racchiude nella costruzione del nucleo centrale, nel ripensato rapporto tra gli edifici che vi si affacciano, le regole compositive elaborate dalla cultura umanistica. Una piazza a forma di trapezio insediata nell'ordito irregolare della struttura medioevale. 2 assi ottici si aprono in contrasto con la dimensione chiusa e bloccata del centro antico. Se la fucina dei valori formali moderni è Firenze, anche in territori considerati periferici si elaborano soluzioni di sorprendente attualità, in stretto rapporto con le contemporanee esperienze toscane. È il caso di Giulianova, ai confini tra il Regno Aragonese e lo Stato della Chiesa. La nuova città sorge nel 1470, in seguito alla distruzione dell'antico abitato di Castel San Flaviano, in un luogo più alto, allungata parallelamente alla costa. Il contesto storico è particolarmente cruento. Dalla caduta di Costantinopoli nel 1453, il fronte adriatico assume il ruolo inedito di confine della cristianità. Giulianova vuole essere dunque la risposta sul territorio adeguata ai tempi, una fortezza dedicata alla Vergine, come il non lontano santuario della Madonna di Loreto, dove le pressanti esigenze difensive si coniugano con la ricchezza della riflessione umanistica sulla città. Artefici della fortunata operazione urbanistica sono il vescovo Giannantonio Campano, segretario di Pio II, e Giulio Antonio Acquaviva, Duca di Atri, grande condottiero, esperto d'architettura militare e raffinato cortigiano. La fortificazione che Acquaviva concepisce per la nuova fondazione, che porterà il suo nome, risponde a criteri moderni e innovativi. La cinta muraria, perduta del tutto, presentava 8 torri cilindriche, in sostituzione delle tradizionali a forma quadrangolare, non più idonee a fronteggiare gli assalti.
Tuttavia, il sistema difensivo realizzato a Giulianova si rivela presto obsoleto. È invece il disegno della città voluto dal duca Acquaviva ad esprimere maggiore forza e vitalità progettuale. Nella definizione dell'abitato, la collegiata di Santa Maria in piazza è il nucleo che determina l'intero spazio urbano e domina, con un'ampia cupola a calotta semisferica, il profilo del borgo. A Giulianova il tempio, la chiesa matrice, è esattamente al centro, è il baricentro della nuova fondazione. Ed è un tempio a pianta centrale, nel caso specifico è una pianta ottagonale di grandissime dimensioni, proprio come Leon Battista Alberti teorizzava. L'umanesimo ama la pianta centrale per la sua armonia, per le sue proporzioni e per la sua eguaglianza di proporzioni. Non ci sono punti privilegiati, c'è una perfetta equidistanza, una perfetta armonia. Il tempio centrico cupolato, la grande cupola che copre la chiesa e simboleggia l'empireo, il cielo. A Giulianova questo è un segno fortissimo. Due gli spazi cultuali nella collegiata di Giulianova, sovrapposti e concepiti con ingressi indipendenti sullo stesso asse. Una caratteristica che conferma la singolarità di questa architettura abruzzese modellata sull'impianto dei mausolei tardo-antichi. Il Duomo conserva le memorie più preziose dell'antico abitato, il tesoro di San Flaviano, le reliquie del patriarca di Costantinopoli. Ma il principale edificio religioso di Giulianova presenta anche elementi distintivi che riflettono l'identità di una città nata per la guerra. Un tempio come la chiesa di Giulianova assume delle funzioni militari di difesa, che sono delle funzioni simboliche. La chiesa è bastione, è baluardo di difesa della comunità dei fedeli, ma anche delle funzioni concrete. È anche un torrione all'interno di una cerchia fortificata, per cui è sorprendente come il cammino di ronda alla base della cupola nella chiesa di Giulianova sia effettivamente percorribile, le caditoie siano effettivamente funzionanti. Lo schema viario coniuga la griglia ortogonale delle antiche colonie romane, trasmesse dal Medioevo alla cultura urbana del 400, con l'impianto radiocentrico. E come in tutte le città ideali del Rinascimento, il controllo visuale degli spazi è elevatissimo. Giulianova riflette molte caratteristiche di Pienza, a partire dal disegno urbano. La strada principale che attraversa Pienza è, come Leon Battista Alberti la descrive, non una strada rettilinea, ma una strada ansata, come un fiume che a meandri si muove nel territorio. A Giulianova troviamo esattamente questa strada ansata, questa strada principale che è una spezzata e che ha nell'ottagono centrale del tempio proprio il suo perno attraverso cui dare il suo significato all'intera fondazione. Se noi facciamo congiungere da una strada rettilinea due porte, la dimensione della città è immediatamente abbracciabile dall'osservatore. Mentre invece la strada che si piega, e se si piega soprattutto in corrispondenza di un elemento importante, come nel caso di Giulianova, una chiesa dall'impianto ottagono, che quindi suggerisce uno slittamento, come dire, dello sguardo, è ancora più significativo. Quindi c'è un'attenzione anche per il modo di guardare dentro la città e soprattutto di cambiare il punto d'osservazione. Un'ulteriore scelta urbanistica evidenzia l'audacia del disegno voluto da Acquaviva.
il Palazzo Ducale, di cui è possibile leggere solo la disposizione spaziale, privo delle strutture fisiche originarie, è collocato al centro della città, in un dialogo serrato con l'edificio sacro. È il recupero del foro romano, come immaginato nella Sforzinda di Filarete. L'ingresso monumentale al Tempio fronteggia assialmente l'ingresso, che possiamo presupporre monumentale, alla residenza della dinastia. Questo è un qualche cosa che il 400, ma anche i secoli successivi, non hanno mai accettato in maniera piena, perché i due poteri, il potere politico e il potere religioso, tendono a non sovrapporsi e non avere un rapporto così diretto, perché sono due sfere separate. Anton Giulio Acquaviva muore nel 1481 nel tentativo di espugnare Otranto occupata dai turchi. Lascia un significativo impianto urbanistico che è possibile percepire soltanto parzialmente. Il caso di Giulianova non sfugge a quello che è il destino di molte di queste città ideali. Con la morte del duca Giulio Antonio Acquaviva, gli eredi non raccolgono, non colgono forse il significato di questa utopia, di questo sogno, di questo progetto. La città resta ampiamente incompiuta. La prima pietra di Cortemaggiore, insieme alla tradizionale moneta d'oro, viene posta il 20 gennaio 1480. Il rituale di fondazione ricalca pratiche ancestrali. Tuttavia, la forma urbis voluta dal marchese Giovanni Lodovico Pallavicino per Curtis Major, feudo carolingio nella pianura padana, esprime lo spirito del nuovo corso storico, esempio rilevante del rinnovo delle pratiche e dei linguaggi in atto alla fine del 400. Gian Lodovico Pallavicino ridefinisce il perimetro della città con l'edificazione delle mura, abbattute nei secoli successivi, ma è il figlio Rolando II a proseguire il progetto paterno, finalizzato a conferire all'insediamento padano il prestigio di un'autentica civitas, capitale di uno Stato, in grado di acquisire visibilità e capacità competitive all'interno del territorio. Gli spazi della città nuova sono aulici, estremamente dilatati, e restituiscono l'immagine di un abitato dalla suggestiva simmetria progettuale. Una maglia urbana molto regolare che è definita dall'incrocio di assi stradali, e all'incrocio di questi due assi stradali principali viene in qualche modo cancellato un isolato intero e creata una piazza porticata sulla quale verrà fondata una nuova chiesa, una nuova collegiata di grandi dimensioni. Una griglia urbana con una grande piazza centrale, strade larghe, rettilinee, e il castello del Signore posizionato lungo le mura, non in diretta relazione con il centro della città, con la piazza e con la collegiata, la chiesa principale, ma in uno spazio riservato, in uno spazio laterale. Il prestigio della rinata casata Pallavicino si rivela anche nella tipologia architettonica scelta per la residenza privata. Il cortile del palazzo, con il doppio loggiato dalle colonne di granito, rinvia alle soluzioni formali proposte a Milano da Donato Bramante. È l'attenzione per il mondo classico che rivive nelle architetture e nelle decorazioni a fresco. È il segno dei tempi nuovi e dell'influenza dei linguaggi artistici diffusi dalla vicina capitale sforzesca. Palazzo Regio che assume le caratteristiche appunto di un palazzo civile che ha abbandonato ogni riferimento all'architettura castellare. Sappiamo che a Cortemaggiore esisteva anche una rocca che è stata distrutta e che quindi questi luoghi del potere avevano una doppia faccia, diciamo una faccia più intimidatoria, più minacciosa, incarnata appunto dalla rocca, e invece una faccia più urbana e civile appunto nel palazzo.
Nella capitale del piccolo stato padano, stili moderni dialogano con i modelli propri della tradizione lombarda. Strutture gotiche e decorazioni a motivi classici testimoniano una cultura eclettica e di transizione verso le forme piene del Rinascimento, come nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, elevata a collegiata tra il 1481 e il 1495. Anche la chiesa della Santissima Annunziata, iniziata nel 1487, salda il gusto gotico-romanico a ricerche che possono essere considerate d'avanguardia. È qui che i signori di Corte Maggiore erigono la Cappella della Concezione, uno spazio ottagonale destinato a ospitare i mausolei della famiglia e, verso il 1530, ne affidano la decorazione a un artista emergente, il Pordenone. Proprio il maestoso tempio è uno dei simboli della politica culturale dei Pallavicino. La caratteristica principale, proprio riconducibile a questa necessità di ambire, di pensare in grande di queste città cosiddette ideali, è proprio quella di creare grandi cantieri ma anche grandi spazi. Tant'è vero che ad esempio la chiesa dei Francescani di Corte Maggiore è una chiesa che ha un convento di dimensioni enormi, il cui chiostro principale misura 52 metri per 62 metri ed è il più vasto della provincia. Quindi grandi cantieri, grandi scale per piccole città. Nella cappella gentilizia campeggia lo stemma dei signori di Corte Maggiore. Mecenati e committenti di un rinnovamento urbanistico che ha il suo segno più forte nella planimetria del centro urbano. Quel disegno aperto, arioso, è emblema di una minuscola città padana proiettata nel mondo delle forme ideali del Rinascimento. È la minaccia degli ottomani, dopo la disfatta delle forze cristiane nel 1480 ad Otranto, ad accelerare le trasformazioni urbanistiche nei primi decenni del Cinquecento. Modesti insediamenti come Segine, posta tra Otranto e Lecce, diventano avamposti militari strategici, dotati di sofisticati strumenti offensivi e difensivi. Dal 1535 Segine adotta il toponimo derivato dalla dinastia di origine greca che vi è insediata da tre secoli, gli Acaia, ed è ormai l'epicentro del feudo di famiglia, testimonianza inconfondibile della rapida evoluzione delle strategie belliche. Acaia diventa un punto strategico molto importante, nasce come città ideale di nuova fondazione di una corte rinascimentale che però assume una realtà fortificata preponderante, quindi non abbiamo il palazzo del signore ma abbiamo il castello fortificato del guerriero cristiano che difende il territorio e la cristianità e il militare fedele al suo sovrano. È come se il tema della città ideale iniziasse a trasformarsi nel corso del Cinquecento verso una realtà militare, quindi di disegno perfetto di strutture militari in cui vengono a cedere quegli elementi di idealizzazione umanistica che diventano invece concrete realtà fortificatorie. Quello che è interessante, che trovo interessante in Acaia e che la rende veramente un caso molto particolare, è proprio la coincidenza della forma urbana con quella del baluardo. Il baluardo appunto a forma di lancia, particolarissimo, per cui la città si cala all'interno, diventa di fatto appunto struttura fortificata nella sua interezza. È il barone Gian Giacomo della Caia, al servizio dell'imperatore Carlo V come ingegnere generale del Regno di Napoli, l'ideatore del potente baluardo lanceolato. Un modello di difesa che sostituisce la torre circolare,
anch'essa inadeguata a contrastare gli assalti delle nuove armi da guerra. Una soluzione che diviene il modello e il punto di riferimento per le architetture militari dell'epoca. Le fortificazioni medievali fino al 1450 hanno delle strutture completamente diverse rispetto alle fortificazioni che bisogna rapidamente sviluppare per opporre forza alle murature e alla nuova potenza delle armi da fuoco e soprattutto delle bombarde. Dalla seconda metà del 400 a tutto il 500, la necessità di adeguare in forme molto più complesse e spezzate, angolari, regolari, ma non più lineari come le fortificazioni antiche e medievali, è assolutamente essenziale. L'operazione compiuta sulla piccola realtà del meridione d'Italia è l'esito di un disegno unitario. La porta monumentale decorata con gli stemmi degli Acaia e della Casa Reale Spagnola è un compendio del programma ideologico e dell'impresa urbanistica di Gian Giacomo, che rivendica le origini elleniche, la creazione dell'intera città e l'alto ruolo svolto alle dipendenze della corte imperiale. Il borgo stesso esprime le linee di tendenza della moderna ideologia urbana. L'intricato tracciato medievale, conservato a lungo nelle città dell'Italia meridionale, lascia posto ad una regolare maglia ortogonale. È il tipico disegno ad insula, lo schema caratteristico della città militare. Polo civile e militare della città, dalla fisionomia possente e severa, il castello è articolato intorno a un patio di forma trapezoidale. L'ambiente più rilevante della rocca è la sala dall'insolita forma ennagonale. È lo spazio dove maggiormente si fonde e si visualizza la duplice funzione del castello, insieme fortezza e dimora signorile, chiave di lettura dell'intero monumento. Vittima di un destino avverso, Gian Giacomo muore nel 1570 a Lecce, imprigionato nelle carceri di uno dei castelli progettati da lui stesso. Acaia, frutto principale del suo genio, acquisisce la fama di fortezza invincibile e cede alle forze turche soltanto nel 1714. Un'opera eroica e divina concepita per un sito prima orrido e incolto. Così Sabbioneta è celebrata sin dall'avvio dei primi interventi che trasformano il feudo dei Gonzaga in una straordinaria realtà signorile del Cinquecento, la più vicina tra le nuove fondazioni all'utopia della città perfetta. La rocca ereditata da Vespasiano Gonzaga nel 1540 è al centro del sistema di stati della pianura padana, in una posizione privilegiata e ambita, presso il Po. La renovatio, la ridefinizione dell'abitato, nasce prima di tutto dalla necessità di sopire eventuali tentativi di conquista dai potenti vicini confinanti, gli Este, il Papa e il Re di Spagna. E, in particolare, esprime da parte di Vespasiano l'ambizione di emanciparsi dal ramo dei Gonzaga di Mantova. Sabbioneta nasce come capitale di un piccolissimo stato, oltretutto molto effimero, nasce quasi come un gioco, l'idealità di un gioco di un duca che inventa dal nulla una nuova Roma, identificandosi lui con un imperatore antico. Nasce quindi con tutta una serie di funzioni che spesso le piccole, nuove capitali ideali del 400 umanistico non avevano, non potevano ancora avere o addirittura non potevano avere l'ambizione di avere. Vediamo la nascita di elementi e funzioni che sono estremamente raffinate. La metamorfosi di Sabbioneta è il frutto di interventi che si protraggono dal 1556 fino al 1591.
un lungo arco di tempo nel quale Vespasiano manifesta un totale controllo progettuale, nonostante la carriera al seguito del re di Spagna, Filippo II, lo porti lontano dalla città anche per 10 anni consecutivi. Alla fortezza quadrangolare costruita dal nonno Ludovico, Vespasiano sostituisce la pianta dalla forma esagonale quasi regolare. Le mura sono più ampie di circuito, basse e a scarpa, rafforzate all'interno dal terrapieno, protette all'esterno dal fossato e munite di bastioni angolari a cuneo. Un elemento difensivo considerato ancora insuperato nella seconda metà del Cinquecento. L'intera avventura politica di Vespasiano, da conte a marchese e a duca, è dichiarata nelle porte urbiche. Porta Vittoria, aperta nel 1567 verso la Lombardia spagnola, verso Milano e verso Cremona, rivendica per Vespasiano il ruolo di fondatore di Sabbioneta. Porta Imperiale, rivolta verso Mantova, sancisce la conclusione dei lavori di fortificazione nel 1579. Dedicata a Rodolfo d'Asburgo, rivestita di marmi bianchi, è il simbolo dell'acquisizione dello status sociale tanto ambito. Sabbioneta è elevata a ducato di investitura imperiale, ormai indipendente dal ramo principale dei Gonzaga. Il centro urbano è segnato dalla colonna con statua di Pallade. Eretta nel 1584 all'estremità settentrionale della Piazza d'Armi, poi spostata, costituiva in origine il vero perno ottico e simbolico di tutto l'impianto cittadino. Una chiara divisione di funzioni è alla base della distribuzione degli edifici, che si raccolgono attorno a 2 diversi punti nodali destinati alla vita privata e alla vita pubblica del signore di Sabbioneta. Ma ogni singolo elemento urbanistico è poi ricomposto in un ordine superiore, in un insieme organico. Il macrocosmo comunica con il microcosmo attraverso un sistema di segni che vanno interpretati. Questo determina appunto una grande attenzione, ad esempio, ai temi astrologici, tanto nelle decorazioni, nei cicli decorativi di alcuni palazzi significativi e anche proprio nelle pratiche, nelle cerimonie che accompagnano appunto la fondazione di una nuova città. A Sabbioneta questo legame appunto con la dimensione macrocosmica si realizza nella distribuzione razionale degli edifici che si rapportano l'un l'altro e nell'attenzione appunto all'orientamento e quindi anche all'esposizione, per esempio alla luce, di alcuni edifici rispetto ad altri. Palazzo Ducale, sede del potere politico e civile del principe, è tra le prime architetture sorte nella nuova Sabbioneta. Qui è possibile leggere quelle implicazioni astrologiche che, talvolta, sorreggono la dislocazione delle singole costruzioni nel tessuto urbano. Affacciata sulla piazza principale, la Galleria degli Antenati, con le effigi dei membri della famiglia Gonzaga, è il cuore, il centro ideologico dell'edificio. La posizione del balcone del Palazzo Ducale viene calcolata sulla base dell'allineamento del sole in un giorno preciso che coincide con la data di nascita del fondatore della città, di Vespasiano. Questo ci dice qualcosa anche sull'attenzione verso la luce e verso la necessità di illuminare, ad esempio, cicli di affreschi che vengono in qualche modo nobilitati dall'ingresso molto violento di questa della luce all'interno degli ambienti. La dimensione ideale viene rimarcata, sottolineata non solo dalla disposizione razionale degli edifici, ma anche dalla loro decorazione, quindi logge, porticate, arcate continue, sottolineature, trattamento delle superfici, per esempio a bugnato gentile, questo della,
trattamento delle superfici, del rivestimento, è un tratto che viene riconosciuto come tipicamente antico già nel 400 e che denota questa grande appunto attenzione anche, come dire, per la teatralità esteriore delle facciate, la città stessa che diventa teatro, che diventa luogo della rappresentazione del potere in questo caso. All'architettura romana si ispira anche l'imponente galleria composta da 26 arcate, edificata nel corso di un anno fra il 1583 e il 1584. Il corridor grande, lungo quasi 100 metri, è il museo nel museo, lo spazio concepito per esibire, sullo sfondo di architetture dipinte, la collezione antiquaria di Vespasiano. Un ambiente in stretto rapporto con le aree private di Palazzo Giardino, riservato all'ozium del signore di Sabbioneta. Il segno architettonico peculiare, che riassume l'idea di città perseguita da Vespasiano Gonzaga, è il teatro all'antica. Un'architettura che occupa una posizione di precisa mediazione fra la sfera pubblica del principe e quella privata. Il tema dell'antico e della ripresa dell'antico, che campeggia un po' in tutte queste città cosiddette ideali del Rinascimento, a Sabbioneta trova una particolare forma di esposizione, potremmo dire, mediatica. La particolarità del teatro voluto da Vespasiano e realizzato da Vincenzo Scamozzi verso la fine di questa fase, chiamiamola compulsiva, di attività edificatoria, rappresenta la realizzazione di una aspirazione della cultura rinascimentale, che intendeva proprio creare un teatro all'antica nella riproposizione tipologica del teatro antico, quindi con la combinazione di tre aree, cavea, scena e orchestra. È il primo esempio di edificio teatrale stabile in Europa. Progettato nel 1588 da Vincenzo Scamozzi, è ultimato in soli tre anni nei primi mesi del 1590. Dotato di ingressi differenti per i musici e i comici e di appositi camerini per gli artisti, presenta soluzioni tecniche e funzionali che lo rendono un edificio teatrale del tutto autonomo. La decorazione del teatro, con gli archi trionfali, gli imperatori romani e le divinità dell'Olimpo affacciate sulla trabeazione, è un ingegnoso meccanismo concepito per mettere in scena il sogno di gloria del signore di Sabbioneta, l'apoteosi di Vespasiano Gonzaga, che si rinnova ad ogni spettacolo. È un teatro all'antica, viene anche nello stesso tempo adattato alle esigenze del feudatario. Ad esempio, uno degli aspetti specifici di questo teatro è che lo spazio destinato al feudatario, che tutti ci aspetteremmo fosse l'orchestra, il centro dell'orchestra, perché è il luogo più importante, più significativo, viene arretrato e viene posto nel peristilio della cavea, e questo consente a Vespasiano di abbracciare, possiamo dire, con un unico colpo d'occhio tutta la scena teatrale. Il teatro è l'ultima opera pubblica ideata dal Duca per la propria città. Vespasiano muore pochi mesi dopo il completamento dei lavori, nel febbraio del 1591, senza eredi maschi. La chiesa della Beata Vergine Incoronata, ricostruita su indicazioni di Vespasiano a pianta ottagonale nel 1588, accoglie il sepolcro e l'immagine idealizzata come Conditor Urbis del Duca di Sabbioneta. Un ulteriore tesoro artistico di questo universo autosufficiente, progettato come un'utopica e anacronistica nuova Roma della pianura padana.
possiamo parlare di utopia, di idealizzazione, di gioco, ma anche di malinconia o anche di monito morale e anche cristiano. Il motto Roma quanta fuit, ipsa ruina docet, che campeggia sulla facciata del teatro di Sabbioneta, è un monito che ogni costruzione umana, ogni architettura, ma quindi anche ogni sogno, ha in realtà di fronte la inevitabile distruzione del tempo. Segno indelebile della speculazione sulle forme che caratterizza l'età rinascimentale, Palmanova è una città satellite, priva di autonomia, emanazione della sovranità della Serenissima. Ideata a difesa dei confini orientali della Repubblica di Venezia, nella bassa pianura friulana, dopo la perdita della fortezza di Gradisca passata all'impero, è la soluzione conclusiva dell'architettura militare italiana. La Terminazione, il documento elaborato dai 5 provveditori generali delegati dal Senato veneziano, è l'atto ufficiale di nascita di Palmanova. Determina il luogo e la conformazione che deve assumere la nuova fortezza, per la quale è scelta una data augurale, il 7 ottobre del 1593, l'anniversario della vittoria di Lepanto sui Turchi, avvenuta nel 1571. Il nome della fortezza diventa così, dal momento stesso della fondazione, il simbolo di un baluardo cristiano antiturco, veicolo di propaganda dei valori cattolici nel mondo. Le caratteristiche militari sono oramai preponderanti, l'architettura militare ha bisogno di strutture sempre più complesse e cerca delle forme urbane e di fortificazione sempre più complesse e sempre più regolari. Manca totalmente però a Palmanova la funzione direzionale, la funzione signorile, la funzione religiosa che avevano reso così particolari le fondazioni quattrocentesche e alcune delle fondazioni cinquecentesche. L'architettura militare diventa una scienza specifica ed è il campo di ricerca e di indagine di ingegneri, architetti e di uomini d'arme. La riflessione appunto sul disegno della città si riassume tutta nel tracciato affascinante e complesso della cinta difensiva, che appunto racchiude l'idea della città nell'idea appunto della piazza forte, della piazza forte munita. Celebrata come vanto del secolo, ottava meraviglia, Palma è considerata nel 1611 presso le corti europee la più bella del mondo in merito all'arte fortificatoria. 9 i baluardi a punta di freccia che ne caratterizzano il profilo. 3 le cinte di fortificazione, l'ultima eretta nell'Ottocento, quando Palmanova è un dominio napoleonico. Ma in asse con la prima, non altera il disegno originario ed estende il perimetro del circuito stellare a 7 chilometri. Le forme stellari dell'architettura militare, dell'urbanistica legata alle fortezze, ha dei motivi simbolici evidenti, ma anche delle motivazioni pratiche evidenti. La forma regolare e perfetta stellare di Palmanova rientra in questa necessità, dove il significato simbolico non è solamente la stella, eccetera, ma è anche questi baluardi che protrudono verso l'esterno, quasi ad aggredire in maniera animale l'avversario, l'assediante. Tutto questo ha una grande importanza. Alla regolarità della cinta bastionata corrisponde la razionalizzazione capillare della topografia urbana interna. 3 le strade principali che conducono dalle 3 porte verso la piazza principale, con un'infilata prospettica che garantisce a chi entra in città una meravigliosa vista. 3 le vie anulari, 18 le strade radiali. Proporzioni geometriche rigorose scandiscono il tracciato dell'abitato, privo di alture, uniforme.
Una città fortezza, specchio di bellezza e di ordine. Proprio questa insistenza, direi, sulla purezza delle forme geometriche che colpisce e che segna proprio l'alterità della città rispetto al contesto naturale in cui si inserisce e che la rende appunto quasi una presenza, come dire, aliena rispetto appunto al contesto. Tra gli ingressi alla città, Porta Aquileia è la prima ad essere terminata nel 1598. Porta Udine e Porta Cividale sono entrambe completate nel 1605. Collocate al centro delle cortine, con una soluzione che contravviene ad una regola basilare dell'architettura difensiva, sono ingressi trionfali alla città e sembrano esprimere ideali civili e non soltanto militari. Palmanova è pensata come una fortezza destinata a 15.000 abitanti, che non sono pochi. Tant'è vero che un personaggio molto importante come Marcantonio Barbaro rilascia un discorso molto interessante, siamo nel 1593, in cui afferma come una città priva di popolazione è come una, diciamo, una pelle morta, cioè priva di nutrimento e di sostanza. E quindi c'è quest'idea sì di costruire una cinta fortificata alla moderna che risponda a determinate esigenze difensive, però nello stesso tempo c'è anche la necessità, è sentita molto forte nel caso di Palmanova, di coordinare il dentro la città con le mura della città. L'idea di armonia formale che ispira i progettisti di Palma, intenti a creare non soltanto una potente macchina bellica, si riassume nel centro esagonale della città, che ha nella Sforzinda filaretiana il suo prototipo. È Piazza d'Armi, progettata con lo scopo di concentrare tutte le milizie per poi indirizzarle nei diversi punti del perimetro difensivo. Su questo ampio anfiteatro si affacciano le architetture rigorose degli edifici di rappresentanza. Domina la piazza il Duomo Dogale. Il principale luogo di culto di Palmanova, dall'impianto a croce latina, visualizza il legame assoluto, diretto, con la Serenissima. All'interno, la pregevole pala delle milizie eseguita nel 1641 da Alessandro Varotari, noto come il Padovanino, con Santa Barbara e i putti tizianeschi che giocano tra strumenti di guerra, ricorda la connotazione prettamente militare dell'insediamento, che nel 600 si distingue come una delle piazze forti più munite d'Europa. La fortezza di Palma non è mai messa alla prova e rimane inviolata fino al 1848, quando l'evoluzione della scienza balistica la rende una struttura difensiva superata. L'identità della città, tuttavia, non muta nel tempo e Palmanova ha ospitato contingenti militari fino alla fine del secolo scorso. Una continuità di funzioni che ne ha salvaguardato la forma urbana, raro esempio di architettura militare rimasta integra nel suo originario impianto difensivo. Memoria della stagione aurea dell'urbanistica italiana, destinata a chiudersi con il tramonto della società oligarchica che aveva avviato la rivoluzione culturale dell'umanesimo. Con la seconda metà del Cinquecento il concetto di città ideale umanistica chiaramente volge verso un mutamento forte. Si sviluppa moltissimo quella che è la città ideale dell'utopia e quindi una città descritta, realizzata e costruita, ma sulla carta, dai filosofi, dai riformatori, dagli scrittori, dai letterati.
è proprio, direi, l'assolutismo appunto della forma geometrica, che è un elemento così affascinante per noi, che diventa però anche una trappola, potremmo dire, che si cristallizza e impedisce l'ulteriore sviluppo. Non è un caso che nell'Ottocento il gesto degli urbanisti sarà proprio quello di eliminare appunto il limite imposto dalle mura all'organismo urbano e sostituirlo invece con un reticolo viario che istituisce un rapporto anche visivo tra ciò che è all'interno della città e ciò che è al di fuori. Proprio nell'Ottocento, quando l'industrializzazione altera radicalmente il paesaggio urbano, questi centri esemplari del pensiero rinascimentale, miracolosamente sopravvissuti alle massicce trasformazioni, sono riscoperti come eredità comune. Nasce il mito delle città ideali. Le città ideali del Rinascimento italiano insegnavano una possibilità diversa al degrado della realtà urbana ottocentesca. Si scopriva la possibilità di imprimere alla convivenza della società delle regole che rendessero migliore, più vivibile, più bello anche dal punto di vista estetico, con una riflessione proprio sul concetto di bellezza, l'ambiente di vita comune, potremmo dire la casa comune in cui la società vive. Scenari solitari e misteriosi, frammenti urbani di una storia conclusa. Le città ideali sono realtà sospese tra presente e passato, spazi che non cessano di sollecitare il pensiero contemporaneo attraverso una lezione formale di altissimo valore, esito della sorprendente convergenza di pensieri pratici e ambizioni teoriche, di scienza e arte, di realismo e immaginazione.